179 del 2012 l'Italia si è dotata di uno strumento potente per sostenere le nuove imprese innovative. Sto parlando della legislazione a sostegno delle start-up innovative, che ha introdotto misure di natura fiscale, burocratica, giuslavoristica e finanziaria di favore per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico in qualsiasi settore dell'economia nazionale. Questa misura è stata varata un paio di anni fa con il governo Monti, è giunta a completa attuazione durante il governo Letta e adesso insomma, con il governo Renzi la speranza è quella di risolvere e di affrontare questa sfida. La nostra sfida in questo momento è quella di, tra virgolette, contaminare l'imprenditoria tradizionale, le imprese rodate, cercare di investirle delle innovazioni di prodotto e di processo che le startup innovative sono capaci di introdurre nel mercato. Questo può essere fatto per esempio in due modi. Il primo riguarda gli incentivi fiscali agli investimenti in capitale di startup innovative, e cioè quando un'impresa o una persona fisica investe in startup innovative, in questo momento può già godere di detrazioni molto forti nel capitale investito, quindi un investimento che gode di un'agevolazione fiscale molto forte. Un altro modo per sostenere l'edificazione di questi ponti tra impresa tradizionale e la nuova startup innovativa riguarda il meccanismo attualmente in fase di studio da parte del Parlamento, il meccanismo di credito d'imposta, che andrà a beneficiare non solo in modo forte, quindi con un credito d'imposta del 50%, le imprese che effettuano direttamente attività di ricerca e sviluppo, ma anche quelle tradizionali, per esempio, che esternalizzano l'attività di ricerca e sviluppo a startup innovative o a spin-off universitari. La startup innovativa, ai sensi del decreto 179 del 2012, è una società dei capitali con meno di 4 anni o comunque nuova, meno di 5 milioni di fatturato, che non è quotata, non distribuisce gli utili ed ha ad oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di beni e servizi innovativi a alto valore tecnologico. La domanda sorge spontanea, cioè cosa si intende per innovazione tecnologica? Noi abbiamo cercato di non elencare in modo positivo, in modo esplicito, dei settori all'interno dei quali racchiudere il concetto di innovazione tecnologica, ma l'abbiamo lasciato all'intuizione del fruitore della legge diciamo, l'onere di individuare che cosa sia o meno nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico. Quindi c'è un'autocertificazione del rispetto di questi requisiti e poi avviene un controllo ex post, un meccanismo flessibile che permetterà certamente a tante imprese innovative di godere degli strumenti introdotti col decreto 179 del 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico.